Ciao a tutti ragazzi, bentornati su Funny Games, siamo in Mexico. Quanti Grand Prix mancano? Mi sa che siamo agli sgoccioli, eh. Tre Grand Prix mancano, ragazzi, siamo a meno 44 punti da Hamilton, eh. Allora, come al solito, intanto grazie per essere qui, lasciate un like, commentate, iscrivetevi se non l'avete fatto. Io nel frattempo, mentre voi fate tutte queste cose, io vado nelle prove libere. Conosco un po' il tracciato, prendo bene le misure delle frenate, delle curve, eccetera, eccetera, traiettorie, e ci rivediamo alle qualifiche con un girone da paura. Abbiamo cambiato dei componenti del motore e c'era scritto che avremmo avuto una penalità. Faremo il rimontone, cosa dite? Adesso proviamo a fare il giro veloce. Non siamo velocissimissimi. Anche se in realtà non ho mai provato con le Hypersoft, quindi vediamo che tempo riusciamo a fare. Avevo proprio il motore che fumava. Cioè fumava letteralmente, come se fosse rotto, però non era rotto, era semplicemente super usurato. Vediamo che tempo facciamo, così giusto per curiosità, perché penso che partiremo ultimi. Allora, fantastico, hai registrato il miglior tempo. vediamo, andiamo in box e vediamo cosa succede. Partiamo ultimi, ragazzi. E vabbè, e vabbè. Proviamo a mettercene dietro più che possiamo. Dobbiamo approfittare delle prime curve. Perché qui che c'è il mucchione possiamo superarne più di uno alla volta. Vai Stroll, vai Stroll. Mamma mia che gruppone. Dai, Vettel, accelera, mamma mia. Peccato perché eravamo molto più veloci di così, però siamo dovuti star dietro. Ho avuto paurissimo. Mamma mia! Mamma mia, ragazzi! Siamo settimi dietro a Bottas! Incredibile! Ah, ci è venuta male questa. Va bene, va bene. Porca vacca, chi l'avrebbe detto? Non so come abbiamo fatto a non romperci tutto. Errore di valutazione. Sono arrivato lungo. Raikkonen si va a vincere anche sto Gran Premio. Porca vacca, laggiù da solo. Dai, dai. Attenzione, attenzione. Cosa? Che è successo? Van Dorn! Van Dorn quarto, ragazzi. Chi è? Ricciardo? È Ricciardo. Fuori dalla gara Ricciardo, ragazzi. Bandiera verde. Sapete che a questo punto forse era meglio l'undercut, ma quasi quasi io lo faccio lo stesso l'undercut, anche se non è nella strategia. Ma che fatica che faccio a fare sto pezzo con la gente davanti, ho una paura di tamponare tutti. Allora, Ocon è leggermente staccato. Si butta Vanni, attenzione! Contrasto duro. Raikkonen se ne va. Se ne va. Porca vacca, non ci voleva questa. Siamo entrati nel terzo giro, da adesso il Niente DRS DRS è purtroppo. disponibile. Bottas ci frega. Stiamo all'interno. Ci tocca. Ah no, siamo all'esterno, non siamo all'interno. Larghiamola un po' per avere il vantaggio qua.
Van Dorn, attenzione. Van Dorn, lo sai che è nostra quella posizione, vero? Che rischio. Pensavo di aver preso bene le misure, invece. Perez, cavolo ragazzi, però ci sono dei piloti che sono cresciuti tanto durante il mondiale. Non l'ho preso benissimo. Allora, DRS? Nane? Mi sa che non ce l'abbiamo. La posizione è 6,2 secondi. Chi è? Hamilton dietro Raikkonen. Speriamo che lo raggiunga. Gli dia un po' fastidio, porca vacca. Allora, Bottas ha superato Van Dorn, come giusto che sia. E ora viene a prenderci. Attenzione! Allora, la rimontona già, direi che a costo di essere un po' cattivi nei sorpassi, però è riuscita. Ho pensato a Hamilton, ho detto Raikkonen, io ho pensato a Hamilton, forse perché speravo che fosse Hamilton. Ah, che sbagliato tutto. Mamma mia, Perez. Nelle ultime gare Perez sta andando forte, eh? Allora, dovrei rientrare al settimo giro, ma mi sa che rientro al sesto. Ci stiamo avvicinando alla finestra del pit stop. Monteremo gomme ultra morbide. Il distacco dal tuo compagno di squadra è 1,9 secondi. Adesso vedo come sono le gomme, perché se faccio l'undercut arrivo a fine gara con l'ultra soft belle andate. Dai che ci siamo avvicinati a Perez. Pipito Perez. Non so come si chiama in realtà. Dai, DRS stavolta. Stavolta ce l'abbiamo il DRS. Il distacco dalla vettura dietro. Dai, dai, dai. 1,8 secondi. Dai, dai, che lo prendiamo il pipito. No, non lo prendiamo. C'è proprio il motore di questa macchina. Non ne vuole sapere. Siamo arrivati lunghissimi. Dai, dai, dai. Dai, dai, dai. Dai Hamilton, spingi, prendilo. Non puoi lasciar scappare Kimi. Usciti un po' lentini, peccato. Dai che siamo vicini. Dai che siamo vicini. Box, box, rientriamo in questo giro.
Dai. Dai. Attenzione, non molla Perez. Ci danneggiamo l'alettone. Questa non ci voleva. Questa non ci voleva. Ma c'è un modo per dirgli di non cambiare l'alettone? Perché se cambiamo l'alettone perdiamo due posizioni. E non è una cosa che ci va molto al genio. Porca vacca, peccato, peccato. Sto maledetto che non ha mollato neanche un centimetro. Vediamo se che succede, se ci fanno passare davanti la gente oppure... Oh, è già passato Perez. Ah, ma ci abbiamo la... qua perdiamo le ore. Vai, 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 sarai in gara l'uscita dai box. Allora, abbiamo Bottas davanti. Cerchiamo di stare almeno in top 5. La strategia di gara è completa. Adesso devi finire la corsa con queste gomme. Perez è a un chilometro. Dai, dai, dai. Avviciniamoci a sto maledetto. Gara in salita questa, ragazzi, purtroppo. Ah, non sono nemmeno concentrato. No, 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 no. Dai. Stoffel sta entrando ai box adesso. Bene, bene, se abbiamo DRS. Chi ha questo? Van Dorn? Ma pensa a te. Ma stai dietro. Dai, dai, dai. È nostro, è nostro. Valtteri. Lasciamogli un po' di spazio. Ci ha toccato, Bene, bene, dai, P6. Là davanti deve esserci qualcuno, secondo me, che si deve ancora fermare. Quindi dovremmo essere in P5, secondo i miei calcoli. Ma se riusciamo a prendere Perez potremo ottenere una P4. Ah, ecco. Oh, c'è qualcuno che sta rallentando Perez. È entrata in box adesso, vero? Sì. Vabbè, vabbè. Attenzione, giro veloce, ragazzi, Non male. Già sarebbe qualcosa togliere il punto del giro veloce a Raikkonen. Solo che Raikkonen ultimamente sta andando veramente, ma veramente forte. È una cosa incredibile. Dai, dai, dai. 1,7, anzi 1,8. Di svantaggio da Perez, che è terzo. Ragazzi, ci possiamo giocare il podio,
1,3. Abbiamo guadagnato altri 4 decimi, 4-5 decimi. Dai, che rischiamo di prenderci l'ERS, il DRS. Forse siamo ancora fuori. Ci siamo, ci siamo. DRS. Hamilton ancora segue Raikkonen, ma non riesce a raggiungerlo per il momento. Dai, dai. Lunghini, peccato. No, niente. Dai, dai, dai. Distacco dall'auto dietro, 2,9 secondi. Siamo, ci siamo. Ci siamo, ci siamo. Potrebbe essere l'occasione. Potrebbe essere la volta buona. Un po' di accelerazione in più. Attenzione, l'errore. Porca vacca, ragazzi. Ci siamo giocati il podio. Porca di quella. Ho avuto troppa fretta. Ce l'avevamo. Ce l'avevamo. Abbiamo avuto fretta. Ah, questa è una bella fregatura. Otteniamo almeno la P4. Cerchiamo di superare sti due qua. Peccato, non ci voleva. Sì, ma vai Bottas, dai, che cazzo. Per forza proseguo. Sono ricoglionito lì che adesso, ma è bello che adesso mi supera, capito? Cioè, facciamo, andiamo a 20 km orari più veloce di lui nel guidato. Adesso ci spacchiamo un altro pezzo, fa vedere. Bottas, guarda, mi gira le balle che sono. Stai lì. Peccato, peccato. Vabbè, abbiamo imparato un'altra lezione. Ah, vabbè, colpa nostra, ce la siamo meritata. E niente da fare. Vediamo di metterci una pezza con la, quarta posizione, anche se sta andando Vettel. Tre giri, dai, abbiamo tre giri per prendere Vettel. Peccato per il cordolo. Ah, facciamo fatica a girare. Uno e sette, facciamo fatica a recuperarlo. Mamma mia, ragazzi. Che depressione comunque avere un motore così. Peccato, peccato per quel danno. Mi ha fatto una coppia di errori fatali.
Non mi sono piaciuto per niente in questo Gran Premio perché ho guidato male, non sono stato concentrato. Peccato perché stavo risalendo la china con Perez, l'avevo raggiunto. Ci potevamo prendere la nostra P3, un podio straordinario date le circostanze. E invece è già tanto se ci prendiamo la P5. 18,6 secondi. 8 decimi e mezzo, vediamo. Penultimo giro. Ma è una strage, è una strage. Quanto lunghi siamo arrivati. Sono deluso da me stesso, veramente. Com'è che arriviamo così lunghi adesso? Veramente deluso. Qui adesso abbiamo anche l'alettone rotto, facciamo ancora più fatica di prima. Già non ero capace a farla. Ci siamo. Mi sa che non riusciamo a prenderci neanche Bottas. Le gomme iniziano a faticare. E noi mi sa che più che altro dobbiamo difenderci da Verstappen. Ti attaccherà. Hai perso qua qualche decimo di vantaggio sulla vettura che ti segue. Disastro, cioè in realtà partendo dall'ultima posizione è anche troppo. Però che delusione, ragazzi. Ormai sono un po' arrendevole. Faccio fatica anche a controllare la macchina adesso. Ragazzi, qui ho bisogno di supporto morale. Lo so che ho guidato da cane. Però, non lo so, si vede che non ero in forma oggi. Ha già vinto la gara Raikkonen, che ci ha dato quasi un giro. Disastro. L'unica cosa buona è che forse, non sono sicuro, ma forse abbiamo il giro veloce. Però probabilmente no. Cioè, dubito che l'abbiamo tenuto fino adesso. P7 ragazzi. Peccato. Peccato perché poteva essere addirittura una P3. Fai attenzione alla macchina mentre... Dopo l'incidente con Perez ho perso completamente la concentrazione. Eccoli che salgono sul podio da qualsiasi parte nel qui mondo. Perdiamo punti sia su Hamilton che su Bottas. Più che altro Raikkonen ce ne prende un bel po'. Potremmo anche perdere la posizione in classifica generale. Se così forse la sfida diventa proprio all'ultimo Gran Premio, perché se io e Raikkonen ci dovessimo giocare la terza posizione nel mondiale, oltre alla sfida piloti, è proprio è lì Raikkonen. Siamo a più 9. No, più 9 su Raikkonen. Il capitano oggi ci ha regalato una prestazione stupefacente. E ora passiamo ai cioè, tutte le gare spettacolari che ho fatto, la gara più di merda, mi dice che sono stato il più bravo. Di questo campionato emozionante. Perdiamo un punto, anzi siamo a meno 3, il problema è che lui ha solo 2 punti dalla vittoria, quindi rischiamo di perderla la rivalità. Peccato, cavolo, perché se vogliamo andare in Ferrari non ci voleva questo. I prossimi 2 Gran Premi, focus, e ce lo giochiamo al terzo posto del mondiale. Grazie per essere stati qui. Lasciate un like, commentate, iscrivetevi se non vi siete iscritti. Ci vediamo alla prossima. Ciao, ragazzi.